abbia riposto nel nuovo presidente americano eccessive speranze. Il vecchio agente, cioè Putin, del KGB, sa che esiste nella società americana un partito trasversale per cui la Russia è sempre un potenziale nemico, e sa che questo partito è particolarmente forte nelle due istituzioni, il Dipartimento di Stato e il Pentagono, da cui dipende, in ultima analisi, la gestione quotidiana della politica estera degli Stati Uniti. Ne ha avuto una conferma quando ha constatato che l'America aveva deciso di estendere la NATO sino alle frontiere dell'URSS e di oltrepassarle, accogliendo tra i suoi membri le tre repubbliche del Baltico. Ne ha avuto una ulteriore conferma quando si è accorto che esistono gruppi americani per cui i prossimi candidati all'Organizzazione Atlantica dovrebbero essere la Georgia e l'Ucraina. Questo non significa che l'ultima decisione di Trump, una raffica di missili sulla base siriana, da cui sarebbe partito l'attacco chimico dei giorni scorsi, sia stata accolta a Mosca con un'alzata di spalle. Putin credeva che Trump, nonostante la sua evidente imprevedibilità, fosse almeno fortemente interessato alla guerra contro lo Stato islamico e quindi consapevole dell'importanza di un rapporto positivo con la Russia, che dell'islamismo radicale è stata per molto tempo una delle maggiori vittime. Pensate a tutta la questione caucasica, insomma. Oggi ha scoperto che il presidente americano non farà mai probabilmente una politica estera di lungo respiro. Ecco, questo è la chiosa, ma anche il cuore dell'articolo. Il metro con cui Trump misura un evento internazionale è l'effetto che potrebbe avere nella sua immagine negli Stati Uniti. Nel caso dell'attacco chimico contro la città di Khan Sheikhoun, ha deciso che il silenzio o la semplice richiesta di una inchiesta internazionale avrebbe nuociuto alla rilevazione quotidiana del suo tasso di popolarità. Vi saranno certamente altre occasioni in cui la Russia e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per un obiettivo comune, ma oggi Putin e altri leader internazionali sanno che la vera preoccupazione del presidente americano è il tweet del giorno dopo. Questo è quanto. Ecco, mi sembra che Sergio Romano colga in pieno come dire, la potenziale pericolosità di Trump, che gioca con il fuoco, ma anche cioè il lato, diciamo, non dico inoffensivo, ma sicuramente diverso da quello che vuole apparire, che è il lato invece che gli interessa di più, che è quello della politica interna e della quota di consenso che questo gli porta. Certamente, come hanno rilevato molti osservatori, insomma, il comandante in capo, se c'è una frizione, se c'è un principio un'azione di guerra da parte degli Stati Uniti, e il presidente è il comandante in capo, si ferma tutto e tutti sono attorno al presidente. Quindi Trump, di fronte alle sue difficoltà, l'ha buttata subito nell'azione militare, che è quella che garantisce. Non a caso si è contornato di militari, un po' per chiaramente le esigenze l'ho detto anche l'altra volta, del complesso militare industriale americano, che naturalmente ha preteso di avere i suoi uomini dentro la Casa Bianca, ed è stato costretto quindi a mandar via i suoi fedelissimi e invece avere quasi tutti i generali accanto a sé. Quindi questo è un po', mandiamo un'altra canzone. Va bene, allora ascoltiamo Fausto Mesolella nella canzone Tulipani.
Dalla collaborazione tra Stefano Benni e Fausto Mesolella nasce questo intenso pezzo dove il chitarrista degli Avion Travel, Mesolella, interpreta in musica alcune poesie di Benni. Ascoltiamo. Bene, allora riprendiamo sempre il filone di politica internazionale e ci dedichiamo, anche se brevemente, a due situazioni che sono la Siria e naturalmente la questione della Corea del Nord. Meriterebbero tutte e due un più lungo ed esteso discorso, ma insomma cerchiamo di essere un po' più concisi, al tempo stesso anche sintetici, ma cercando di scegliere le cose, insomma, le questioni più importanti
evitando ulteriori descrizioni, insomma, che ci prendono un po' di tempo. Quella che si combatte, ecco, cominciamo con la Siria. Quella che si combatte in Siria, dunque, è una doppia guerra civile. La prima è politica e sociale, cioè quella, diciamo, della rivolta contro Assad, che comunque c'è anche quella, soltanto che è stato solo il primo periodo, poi dopo è venuta meno. La prima quindi è politica e sociale, mentre la seconda è molto più pericolosa e sanguinosa, perché schiera in campo gli uni contro gli altri sciiti e sunniti, vale a dire due grandi correnti religiose dell'Islam. Gli effetti di questo doppio conflitto sono caotici. L'Iran e gli Hezbollah sono sciiti e difendono risolutamente i cugini alawiti, che sono da sempre al potere in Siria. Mentre i sunniti che combattono contro Assad sono aiutati dai loro correligionari del Golfo, anche quando appartengono a formazioni jihadiste e allo stesso Stato Islamico. In questa vicenda le democrazie occidentali sono come tra Scilla e Cariddi. Possono fare del loro meglio per cacciare Assad, privandolo di qualsiasi riconoscimento internazionale, o assestando, come nel caso della rappresaglia americana, qualche duro colpo militare, ma rischiano in questo modo di favorire una forza di opposizione, l'ISIS, che l'esercito sciita iracheno sta cercando di sconfiggere a Mosul con l'aiuto degli Stati Uniti. Quindi diventa una profonda contraddizione. L'unico modo per uscire da questo imbroglio sarebbe quello di decidere quale sia il nemico peggiore: Assad o l'islamismo fanatico e radicale. La Russia ha scelto senza esitazione, perché vuole conservare le sue basi che ha in Siria e deve fare fronte ad un pericoloso islamismo domestico, quindi quello che conosciamo, insomma, nel Caucaso, e ha un leader come Putin che può imporre la propria linea senza problemi, seguito dalla stragrande maggioranza del popolo russo. Le democrazie occidentali invece devono rendere conto delle loro azioni alla pubblica opinione e tenere d'occhio il barometro elettorale. Ma se hanno deciso che la eliminazione di Assad è una condizione irrinunciabile, come dichiarano, dovrebbero almeno prepararsi a ciò che potrebbe succedere in Siria il giorno dopo. E gli europei, questo è il punto, in particolare dovrebbero ricordare che il Mediterraneo è la loro casa, non quella degli americani. Quindi il loro interesse precipuo dovrebbe essere quello di capire che cosa può succedere se se ne va Assad, e potremmo avere lo stesso risultato che c'è stato con la Libia di Gheddafi. Questo era il succo di un discorso, insomma, sul veramente all'osso, sulla guerra in Siria. E l'altro elemento invece è la questione della Corea del Nord. Allora, saltando tutti i preliminari, insomma, di un discorso un po' più lungo, diciamo l'improvvisa accelerazione che tutto questo ha avuto, con vari elementi che sono paradossali e anche qualche volta un po' risibili. Comunque, nonostante la sua apparente conversione all'interventismo, cosa possiamo aspettarci da Trump? Perché Trump non ha interesse a lanciare una campagna su grande scala. I rischi sono eccessivi per Trump.
un attacco potrebbe non solo non essere sufficiente a distruggere l'arsenale nucleare nord